Amici sportivi, siete collegati in diretta con la palestra Palumbo di Salerno. Alle mie spalle vedete la coreografia allestita dai tifosi della IOMI, la squadra di casa allenata da Giovanni Nassa, che dalle 18.30 darà l'assalto allo scudetto. C'è in palio il tricolore oggi alla palestra Palumbo di fronte la IOMI e Sassari. Le due squadre hanno vinto le gare che hanno giocato in casa. Gara 1 ha vinto Salerno, qui due settimane fa, la settimana scorsa a campi invertiti, risultato diverso, ha vinto Sassari e oggi si decide, si assegna lo scudetto 2013 della pallamano femminile. Alle mie spalle vedete questa inquadratura della coreografia offerta dai tifosi della Salernitana, mentre le squadre della IOMI Salerno, mentre le squadre sono già in campo e in atto la presentazione dei due roster che fra pochi minuti, 5 minuti, daranno vita ad una partita appassionante, ovviamente una partita molto tesa, una partita senza ritorno, perché chi vince oggi diventa campione d'Italia 2013, chi perde non potrà certo fregiarsi più di tanto del titolo di vice campione d'Italia. La IOMI recupera per questa decisiva gara 3 anche il suo capitano Antonella Coppola, che stringe i denti ed è in campo. Vedremo se partirà nel 7 titolare schierato da Coach Nasta. Ha provato nel riscaldamento, ha cercato di accelerare, di forzare il ritmo per assaggiare a fondo le condizioni del suo polpaccio, che in gara 1 aveva fatto crack, e fortunatamente le risposte sono state abbastanza positive. Coppola dunque sarà quantomeno a disposizione, scopriremo fra poco se sarà anche della partita dal primo minuto. Per quanto riguarda Sassari, formazione al completo, formazione di Sassari che giocherà oggi in maglia gialla, mentre la IOMI Salerno vestirà la maglia scura. E vi do lettura anche dei roster delle due formazioni, mentre intanto comincia proprio la presentazione della squadra di casa, la IOMI Salerno, con Sandra Fedestiller, protagonista in gara 1 con 14 gol, meno in gara 2, chiamata quest'oggi al riscatto un po' come tutta la squadra. Dopo Fedestiller il turno di Abram, poi arriva anche Lira Klimek, giocatrice esperta che non ha mai vinto lo scudetto nel campionato italiano e che è giunta a Salerno l'estate scorsa proprio per questo obiettivo. Poi il turno di Raffi Chettachi, una delle giocatrici tatticamente più importanti della squadra di Coach Nasta, perché può ricoprire più ruoli. Poi la giovanissima Valentina Ragone, al debutto in una finale scudetto. Poi il capitano Antonella Coppola, che entra in campo proprio in questo momento, scuote le compagne, le cariche. Ovviamente è l'osservata speciale dei primi minuti, soprattutto della partita, perché lì si capirà se e quanto avrà da spendere oggi Antonella Coppola, una partita nella quale ovviamente nessuno si tirerà indietro. Poi è il turno di Gwendalina Maiella e poi del portiere, la farfiesca della IOMI Salerno, Monica Fuster, che in gara 1 ha compiuto parate incredibili, hanno garantito la vittoria alla squadra di casa. Poi Calvi Dion, una giovanissima però già con esperienza nella finale scudetto, visto che già l'anno scorso ha vissuto questo clima, anche se l'anno scorso, ricordiamo, arrivò alla sconfitta in gara 3 contro Teramo. Poi il turno di Assunta Lamberti, poi Adele De Santi, veterana, esperta, ha fatto collezione di scudetti tra Salerno e Sassari, passato e presente si affrontano quest'oggi per lei. Poi Ferrentino, la giovane pivot di scorta del roster di Cocinata. Poi il portiere Iacovello, anche lei una giovanissima che potrà essere chiamata in causa durante la partita. Poi il turno di Loretti ed infine ovviamente il coach Giovanni Nasta. Gli arbitri sono Cosenza e Schiavone, ricordo anche il roster di Sassari, numero 3 Falchi, numero 4 Albertini, numero 8 Onis, numero 9 Belardinelli, numero 10 Belotti, numero 11 Furlanetto, numero 12 Morreale, numero 14 Cozzi, numero 15 Contini, 16 Giudice, 19 Bergaglio, 6 Ariscina, 5 Alarcon e con il numero 1 Piu. Il tecnico di Sassari è Carlo Barocco.
manca davvero pochissimo all'inizio della partita, le squadre si raccolgono davanti alle rispettive panchine pronte a dare il là a gara 3 della finale scudetto. Oggi si assegna il titolo di campione d'Italia 2013 della pallamano salernitana, della pallamano nazionale, e direi che a questo punto possiamo anche lasciare spazio alla telecronaca di Marcello Festa. Io vado a prendere posto tra le due panchine. Linea a Marcello. Tantissima gente quest'oggi nell'impianto del 19° Cavalleggeri Guida, da sempre la casa della pallamano salernitana, per questa attesissima sfida tricolore, gara di bella, gara senza appello. Chi vince si laurea campione d'Italia, chi perde mastica amaro, pur rimanendo soddisfatti per aver raggiunto l'ultimo giorno della stagione. Subito la formazione della IOMI con Pruster tra i pali, Lamberti, Avram, Federspiller, Tacchi, Klimek e Madella. Risponde Sassari con Bergallo, Furlanetto, Contini, Ariscina, Albertini, Belotti e Onnis. Al mio fianco, come ormai piacevolissima consuetudine, Amatino Gris, ed ora un minuto di raccoglimento in ricordo e memoria del senatore Andreotti, uomo che ha dato tanto allo sport italiano, ricordato in tutte le manifestazioni sportive. Ed allora, Massimo, si parte, e si parte con una Palumbo gremitissima all'inverosimile. Sì, infatti per la gara che ormai è senza appello, cioè o si vince o si perde questa partita, non ci stanno più altre cose. La Palumbo è strapiena, stracolma, tutta gente festante. Spero che con la festa continui per noi anche dopo, e sono molto molto fiducioso, ma l'affetto della gente verso questa squadra, che a dire la verità se lo merita tutto, è incredibile, e penso che sarà l'ottavo uomo in campo. E allora seguiamo subito il primo attacco di Sassari con Belotti, l'attacco di Belotti che supera il muro salernitano e porta in vantaggio il team sardo, che recupera subito palla, si porta avanti per un secondo attacco. Il primo ha avuto esito vincente con Belotti, che ha rotto subito il ghiaccio con una bella penetrazione centrale. Conti di Ariscina, Belotti, Ariscina, ancora Belotti, il tiro, la parata di Monica Pister e Tacchi. Abra, Federspiller, subito l'attacco forte di Sassari con Antonella Coppola, che viene impiegata in attacco da Giovanni Nasta. Federspiller, Klimek, il tiro di Klimek murato da Ariscina. Può ripartire subito Belotti, Furlanetto, Onnis, il tiro, il gol del 2-0. Parte subito forte Sassari. Partenza bruciante della formazione sarda, e ora Salerno già costretta ad inseguire. Lamberti e Tacchi per Laura Avram, il tiro e il gol di Laura Avram, che piega le mani a Bergallo e accorcia le distanze.
importantissimo aver trovato subito questo gol per mettere ansia, timore anche alla difesa del Sassari. L'attacco della formazione sarda con Ariscina, Belotti, Fullanetto, ancora Ariscina, il tiro non va, Brewster per Laura Avram, l'attacco di Quimet, ancora Avram, Quimet, tiro, poi Cottini, Onis, il tiro e la grande parata di Monica Brewster che mette subito in chiaro le cose. Grandissimo intervento di Monica Brewster, partita che si preannuncia assolutamente spettacolare ed avvincente. L'attacco di Etaki, Klimek, Videspiller, Klimek, Etaki, il tiro, la parata di Bergallo e poi subito Rafik Etaki che riesce a ribadire in rete. Cottini, fermata da Madella, c'è il giallo per Guendalina Madella. Parità 2-2. L'attacco di Onis, Belotti, Ariscina, Fullanetto, giro palla, Cottini, 9 metri, fischiato contro la difesa salernitana, qualche perplessità da parte della panchina della Iomi, Fullanetto, perde palla, Lamberti non riesce, era davvero molto difficile, subito il fallo sull'Albertini che resta a terra, c'è il giallo a terra, Albertini che solitamente lascia a terra le avversarie, Massimo. Marcello è una giocatrice forse di tutte quelle che ho visto in quest'area la più scorretta in assoluto, è anche una scorretta volontaria, non una scorretta irruenta, poi vedi qualche volta capita anche a lei, però per pareggiare quello che fa lei a volle che devono farne ancora. Attacco della Sassari con Salerno. Deve difendersi da questa azione della formazione sarda che attacca con Ariscina, Onis, Belotti, Ariscina, Fullanetto, ancora Fullanetto, Ariscina, Belotti, Onis, il tiro che non dà scampo a Brewster. Fiamma il pubblico della Palumbo per il precedente intervento falloso ai danni di Guendalina Madella. Fullanetto, Ariscina, Belotti, ancora Fullanetto, Belotti, Fullanetto, Onis, tiro, non va. Costretta ad alzare molto la traiettoria, Avra, Vedespiller, Madella, Etaki, Klimek, Vedespiller, Etaki, Madella, Klimek, Vedespiller,
giallo ai danni di Antonella Coppola, c'è il giallo per Albertini. Metri in favore di Salerno. Coppola per Fidespile, per Laura Adam, implacabile da quella posizione, che porta la partita in parità 3-3. Fulanetti, il tiro, la parata e il pallone a Salerno. Fallo ai 9 metri, difesa molto fisica, molto aggressiva del Sassari. Salerno fa abbastanza fatica a contenere, poi intanto ci prova Fede Spiller, trova ancora un muro. Fulanetto. E poi Albertini che ribadisce in rete. +1 Sassari. Partita che si conferma equilibrata, con Sassari ben disposto in difesa, molto aggressivo. Klimek, Taghi, Fidespile, Taghi, Klimek, Adella, Antonio Taghi. Inflazione. Onnis. Buona parata di Monica Brewster. Fidespile può attaccare, Fidespile andare fino in fondo, poi non riesce a servire Antonella Coppola. Fallo di Ettaghi su Arescina, tutto regolare. Furlanetto, +1 Sassari che attacca. Trascorsi 10 minuti dall'inizio del confronto. Onnis, Fulanetto, Contini, 9 metri, Fulanetto, Arishina, Fulanetto, la parata di Brewster, eccellente. Può ripartire Avram. Klimek. Fallo commesso ai danni di Klimek. E ancora l'Albertini. 9 metri in favore di Salerno, che ora può andare su un attacco ragionato. Taghi, Fidespile. Padella, Klimek. Il tiro del Klimek. Però se non si cominciano bene 2 minuti e si tollera questa eccessiva aggressività. 9 metri. Salta Fede Spiller. E c'è il 2 minuti di Belotti. L'avevamo detto in precedenza. Sarà importante, Vazio, anche il metro arbitrale, perché il Sassari picchia e picchia tanto. Certo, ma c'era, loro sono venuti con l'intenzione di giocare una partita particolarmente forte e violenta agonisticamente parlando, e la numero 10 che ha appena avuto 2 minuti, penso li meritava già nelle azioni precedenti, quindi bisogna non cadere in loro provocazioni, però è importante che gli arbitri abbiano gli occhi aperti. Klimek, Madella, guarda Klimek, Taghi, Fede Spiller. Entrata profonda di Sandra Fidespiller. Parità, superiorità numerica per Salerno ora. Albertini, Fulanetto,
Klimek la ferma. C'è un fischietto in tribuna e quindi bisogna assolutamente evitare di confondere le decisioni arbitrali. Contini, ancora 9 metri, difesa importante questa di Salerno che deve tenere botta sulla netto Albertini, ancora 9 metri con Albertini che è andato a cercarsi il fallo, trovandolo, ancora a 9 metri, Ariscina per Albertini, Fullanetto, Albertini, Onnis, Lamberti la ferma, 9 metri, il tiro, la parata di Brewster. Onnis, Fullanetto, ancora 9 metri, resta in attacco Sassari che prova a far trascorrere secondi preziosi visto che è in inferiorità numerica. Il tiro di Albertini, che resta a terra. Ho l'impressione Marcello che la Albertini, la giocatrice scafata, anche in questa occasione che non si è fatta niente, siccome è molto fallosa, si finge vittima per poter poi dopo, diciamo, essere più, per addolcire un po' gli arbitri psicologicamente, perché in questa occasione proprio in cui ha segnato non è stata proprio toccata, si è buttata a terra, si tocca, non so che cosa, ti faccio dire che fra 2 minuti sarà più attiva di prima. Così infatti si rialza l'Albertini. Vantaggio Sassari, 17 minuti trascorsi, più uno Sassari, anzi 17 mancano. Più uno Sassari con Salerno in attacco, Klimek, Albertini, in maniera plateale si aggrappa sulla Klimek. Cosa dal tavolo, la punizione al direttore sportivo Lino Loria che evidentemente ha protestato in maniera vibrata con il tavolo. Coppola e Tachi, Fede Spiller, ancora Klimek, Madella e Tachi, Fede Spiller, Tachi cerca di arrivare ai 9 metri, c'è il giallo della Fullanetto. Ancora 9 metri, Tachi, Fede Spiller, la conclusione non va. Fullanetto trova il gol con Ariscina, più 2 Sassari, Fede Spiller, e Tachi, Klimek, e Tachi, Klimek, Fede Spiller, Klimek, Tachi per Laura Avram. La conclusione questa volta Roberta Giudice riesce a neutralizzare la conclusione di Laura Avram dall'ala. Belotti, Fullanetto, Ariscina, Fullanetto, Belotti, infrazione d'aria di Albertini, può ripartire Salerno. Fede Spiller,
fallo commesso dalla Belotti su Rafi Kettaki. L'attacco di Salerno. Madella, la conclusione non va. Albertini. Fermata fallosamente. 9 metri. Più due Sassari che però gestisce l'attacco con Ariscina. Furlanetto, Ariscina, Belotti, Onnis, Ariscina, Furlanetto, Belotti, Onnis, la parata. C'è il fallo nettissimo. Peccato, bisogna continuare a giocare però. Più due, Sassari che attacca con Belotti, che va a conquistarsi il 7 metri. Ariscina, dai 7 contro Monica Brewster. Non da scampo, Ariscina, Monica Brewster, massimo vantaggio Sassari, più 3. Ora bisogna trovare subito il gol. A conquistarsi questa volta il 7 metri. Fidel Spiller. Sette metri. In favore di Salerno, Sada Fede Spiller che si porta sulla linea di battuta. Fede Spiller contro Giudice. Parte Sada che non dà scampo a Roberta Giudice. Torcia Salerno, più due Sassari che però è in attacco. Contini, Belotti, fallo commesso ai danni. Ancora la Coppola, cioè, fallo. Danni di Antonella Coppola, reclama sanzione più pesante Salerno, solo 9 metri. Fide Spiller e Tachi, Madella, Klimek, Fide Spiller, Abram, Fide Spiller, il tiro di Sandra Fide Spiller che riesce a trovare l'angolo giusto per far esplodere il suo destro. Accorcia Salerno. Importante break 2-0, ferma la panchina della Sassari che chiama time out. Il Palumbora è una bolgia assoluta, totale. Ascoltiamo Nicola Roberto.
Abbiamo ascoltato le indicazioni di coach Nasta alle sue ragazze. È chiaro che si chiede alla squadra di difendere con la maggiore intensità possibile per poi provare a ripartire in maniera pungente. Attacco della Sassari con Belotti a Riscina Onis. Ancora Belotti, il tiro di Belardinelli. Buon movimento di Belardinelli. Fine spiller. Avram. Fine spiller. Tiro. Poi Prister va al recupero. Ancora Klimek. Il tiro di Rafi Kettati che trova un gran gol su appoggio di Elvira Klimek. Bravissima Monica Brusser in precedenza ad evitare un contropiede che sarebbe stato micidiale. Furlanetto a Riscina, Belotti. Ancora Furlanetto a Riscina, tiro, palo. Ancora Riscina, la parata e poi Cozzi. Belardinelli recupera palla Sassari con Riscina, Belotti. 9 metri. Belotti. Resta già d'attacco Sassari più uno a 9 primi 45 secondi. Belotti ancora. Fallo subito da Belotti. 9 metri. Ferma il gioco la coppia arbitrale, i signori Cosenza e Schiavone, 9-8. Partita fin qui equilibratissima, tutto regolare. Belotti può riprendere il gioco. Belardinelli in posizione di pivot. Furlanetto, Belotti. Furlanetto, Riscina. Perde palla. Perde palla, non c'è. Non c'è il contropiede. Si mette il tiro di Rafi Kettati, intanto in transizione. Grandissima Rafi Kettati. Grandissimo gol di Kettati. Furetto, Belotti. Il fallo di Belotti su Diom che però l'ha fermata con grande forza fisica. Parità 8-8. E ora la Palumbo è un catino, si gioca in un catino impossibile per il Sassari. Furlanetto, Riscina, Belotti. Il gol di Kettati ha scaldato la Palumbo. Cozzi, Furlanetto, ancora a 9 metri, sta difendendo bene Salerno. Furlanetto, il tiro, la parata, poi Diom. Grandissima Diom in questo intervento difensivo. Kettati. Fine spiller. E Avram che trova il gol del vantaggio Salerno. Laura Avram. Primo vantaggio Salerno. Primo vantaggio Salerno della partita, Massimo. Marcello è importantissimo perché si era visto che le ragazze stavano rompendo il break, anche perché insomma le sassaresi, a parte che una partita è una finale scudetto importantissima, le sassaresi stanno giocando molto bene. Noi stiamo cominciando a difendere in maniera molto più forte anche grazie all'ingresso di Diom, che insomma fisicamente è molto prestante, e credo che in questo momento stiamo sulla buona strada, perché se reggiamo l'attacco delle sassaresi io penso che poi noi possiamo fare male. Albertini nuovamente in campo. Riscina, Belotti, ancora Riscina, il tiro, Brewster, e pane per i suoi denti. Così il Sassari può essere tranquillamente neutralizzato. Fide Spiller trova il gol del vantaggio, apre il braccio.
Davide Spiller si carica il Salerno, più due, un break di 4-0, e ora la Palumbo fa sentirsi, è fortissimo. Perotti, Arishina, Avram, fermala Albertini con decisione, essi e mostra i denti, giusto così. La carica di coach alta in panchina, Belotti, Albertini, Belotti, Annis, Albertini, per Arishina, Belotti, e 9 metri, grandissima difesa di Salerno, 9 metri, Belotti, il tiro di Belotti, passa in maniera incredibile, è passato, pizzico di sfortuna, ma comunque ci siamo in partita, bisogna continuare a giocare e a difendere con questa intensità. E Tachi, Klimek, attacco di Sassari che è sotto di uno, Albertini, Arishina, cerca l'attacco Albertini, ancora Furlanetto, ancora Albertini, Arishina, Avram la ferma, 9 metri, comunque sta difendendo decisamente meglio Salerno in questa fase, Furlanetto, Arishina, il tiro, gran conclusione della russa Arishina che riporta la partita in parità, 10-10, Klimek, Padella, Klimek va a trovare il fallo, 9 metri, Klimek, Tachi, ancora Klimek, Fidespiller, un po' deviato, ha trovato, poi è Tachi su Furlanetto, Albertini, Arishina anticipa Coppola e trova il gol del vantaggio Sassari, Klimek per Lamberti, perde palla su Lamberti, passi nettissimo, Klimek per Antonella Coppola che perde palla in maniera incredibile, Onnis, 9 metri, resta in attacco Sassari con Furlanetto, break contro break, 4-0 di Salerno, 3-0 di Sassari, Falchi, Albertini, Cozzi trova in maniera fortunosa e rocambolesca il gol del più 2, chiama il tempo da Giovanni Nasta, più 2 Sassari, contro break di Sassari, peccato perché Salerno sembrava aver trovato i giusti tempi in attacco. I primi al termine della prima frazione di gioco, partita in assolutamente attacco, aperta, 12 Sassari, 10 Salerno, in centrale. Non andiamo in doppio adesso, rimaniamo normali, 5 sul perimetro, 1 dentro, forza, dai. Con Salerno
giocare questo pallone importantissimo, deve trovare gol Salerno. Spile, Klimek, fallo ai danni di Elvira Klimek, 9 metri. Klimek, ancora un fallo, questa volta su Assunta Lamberti, 9 metri. Spiller, il tiro di Fidel Spiller che trova un gol importantissimo, oltre che difficile, e accorcia nuovamente le distanze, e bisogna ritornare a difendere come in precedenza. Albertini per Falchi, Cozzi, Albertini, Cozzi, Fullanetto, 7 metri con Belardinelli che è riuscita a liberarsi, c'è il 7 metri, Furlanetto sulla linea di battuta, Furlanetto contro Pister, il tiro di Furlanetto. Peccato. Avram, Fidel Spiller e Taki, Klimek, Fidel Spiller e Taki, 9 metri su Rafik e Taki, sempre il Sassari, vantaggio e gol, 50 secondi. Fidel Spiller ancora, Santra, Fidel Spiller trova un gol pesante, ora sarebbe importante difendere forte su questo attacco del Sassari, sopra di uno, 33 secondi al termine del primo tempo, 13 Sassari, 12 Salerno, 26 secondi al termine del primo tempo, Albertini, Furlanetto e Tappi. C'è il fallo. Furlanetto. Albertini. 9 metri. Attenzione a questo 9 metri. Peccato per Ettachi in precedenza. Furlanetto, Mura Salerno, si va a riposo col Sassari sopra di un gol, peccato per quell'ultimo contropiede di Ettachi, ma lì però se non fa gol c'è un 7 metri e forse anche un 2 minuti. C'è stato un fallo nettissimo, cioè è vero che l'atleta, che la portiere ha parato, però io non so benissimo la regola, però nel momento in cui ci sta un fallo così evidente è stato sbilanciato. È stato sbilanciato nettamente, quindi mi sembra evidente anche un'espulsione. Comunque termine del primo tempo, vediamo Nicola Roberto, la linea a lui. Direttore, primo tempo equilibrato, si è andati un po' a strappi, gli arbitri non l'hanno soddisfatto del tutto. Gli arbitri niente, si discute su qualche decisione, normale che sia così. Loro hanno questo modo di giocare abbastanza aggressivo e quindi anche con falli da dietro, questo stavo dicendo agli arbitri, ma niente di particolare. Il problema è che noi abbiamo sprecato un vantaggio di due gol prendendo uno 0-5 con alcune ingenuità clamorose, e quindi questo non si deve ripetere. Cosa serve nei secondi 30 minuti?
serve un po' più di attenzione, un po' più di determinazione nelle fasi difensive, perché prendere un gol alla fine su una ribattuta di un rigore, stare in vantaggio di due gol e prendere cinque gol, uno più diciamo confuso dell'altro, si denotano qualche calo di attenzione in difesa. Grazie al direttore sportivo della IOMI Salerno, Lino Loria. A questo punto ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo poi per i secondi 30 minuti di gioco.
Entrate in campo le due squadre. Anzi, per il momento solo Salerno. Sassari si trattiene ancora all'interno dello spogliatoio. Coach Baroffio sta dando le ultime indicazioni alle sue ragazze. Apprestiamoci a vivere un secondo tempo ricchissimo di emozioni e qui partita incredibilmente equilibrata, come era normale ipotizzare alla vigilia. È la bella, è la gara che decide lo scudetto, la gara che decide la stagione. Ed è anche concepibile sotto questo aspetto un pizzico di tensione, qualche errore di troppo. Alla fine, come spesso, quasi sempre accade in queste gare, vince chi sbaglia di meno. Per il momento conduce Sassari di un gol, 13-12. Salerno ha avuto anche un vantaggio di due gol. Ma bisogna riazzerare tutto, riassettare tutto e ripartire con grande determinazione, con grande forza, con grande coraggio, provando a sbagliare il meno possibile. Salerno batterà il primo pallone di questa ripresa. Lamberti, Fede Spiller, Abraham, Klimek e Taki. Abraham, Fede Spiller, Lamberti, Abraham, Klimek. Attacco di Abraham, Klimek. Antonella Coppola che riesce a coordinarsi e a trovare il gol del pareggio, gol del 13 pari, primo gol di Antonella Coppola, che ora riscaldata speriamo possa dare il suo grande contributo in questo secondo tempo. Belotti, Onnis trova il gol. Fede Spiller per Klimek. L'attacco di Klimek. Fede Spiller va a guadagnarsi un 7 metri. Brava Assunta a conquistarsi questo 7 metri. Fede Spiller sulla linea di battuta contro Laura Luana Monreale. Sandra Fede Spiller non da scampo all'estremo salto, dove il gol della parità 14-14. Si viaggia su binari di perfetto equilibrio. L'attaccone di Sassari, Belotti, Onnis, Ariscina per Fullanetto. Ariscina, Belotti difende in 6-0 Salerno. Attacco di Fullanetto, Belotti, ancora Ariscina, il tiro non va. E poi Luster per Antonella Coppola, il tiro, il palo colpito da Antonella Coppola. Peccato, un pizzico di sfortuna, ma comunque è così che Salerno deve giocare. Attacco di Belotti, Ariscina, Fullanetto, Ariscina, Belotti, Fullanetto, ancora Belotti, Ariscina, nove metri,
Pullanetto. Coppola. Spingiamo. Ancora Coppola. 7 metri. E c'è anche 2 minuti qui. Al rimorchio è arrivata Antonella Coppola e è andato a guadagnarsi un importantissimo 7 metri che ora vede Sandra Fiederspiller ancora sulla linea di battuta. Fiederspiller più 1 Salerno, 14 Salerno, 14 Sassari, 15 Salerno. Deve continuare a difendere così Salerno. Ma... Sì, ma c'è, ci vuole grinta, ci vuole... certo con Coppola è tutta un'altra cosa, voglio dire, si è fatto un gol, si è procurato il rigore, è stata sfortunatissima con un palo, però così ce la giochiamo e ce la giochiamo da superiore. Albertine. Onnis. Fallo commesso da Assunta Lamberti. 9 metri. Bellardinelli, Albertini. Il tiro non va. Kruster. Ancora per Assunta Lamberti. Dai. Onnis. Belotti che trova il gol della parità, 15-15. Fiederspiller. Il tiro di Sandra Fiederspiller, peccato, non è andato. Attacca del Sassari ora con Onnis. Ha cercato la conclusione immediata, rapida, Sandra Fiederspiller, è stata sfortunata nella circostanza. Ora l'attacco ragionato del Sassari con Onnis, Belotti, Arishina. Fermata la russa Arishina. Una prestazione eccezionale di Attacchi che sta giocando veramente veramente bene. Un palo per ciascuno, anche lui si è Klimek. Il tiro di Klimek. Parata di Monreale. Belotti, Onnis. Contini. E ora c'è un'infrazione di passi. Gioco che deve riprendere sempre con le due squadre in parità. 15-15. 24 primi, 12 secondi. Parità 15-15. Mancano 24 minuti. Si fa sentire la Palumbo che scandisce l'attacco di Salerno con Elvira Klimek. Sandra Fiederspiller, 9 metri. Fiederspiller, il tiro. Assunta Lamberti, esce di un niente. Peccato. Ha avuto coraggio comunque Assunta a cercare questa conclusione. Parità 15-15. Arishina, l'attacco di Onnis, Albertini, Fullanetto, Coppola, Klimek. Avram. Un ottimo pallone Assunta Lamberti che sta giocando con grandissimo coraggio e grande determinazione. Avram, fallo. Fiederspiller, Avram, Klimek, Attacchi, Avram. Fiederspiller, il tiro che non dà scampo. Grandissimo gol di Sandra Fiederspiller. Più uno Salerno che ora difende sull'attacco di Fullanetto. Arishina, Onnis, Arishina. Fallo ai danni di Arishina, 9 metri.
deve continuare a difendere con questa intensità Salerno. Ariscina, Fullanetto, ancora Fullanetto per Ariscina, ancora un fallo, ancora un 9 metri con la Sassari che appare un tantino più lento e macchinoso del suo attacco. 9 metri. Ariscina il tiro. Ancora Ariscina. Poi trova un gol in doppio appoggio. Parità 16 a 16. Ancora parità. Parità 16 a 16. Klimek. Fidespiller. Abraham. Fidespiller. Klimek. Giro palla di Salerno che cerca il varco giusto nella difesa della Sassari. Klimek. Daghi. Klimek. Fidespiller. Per Abraham. Albertini, il tiro alto di Albertini, 7 metri. Pulita ora l'intervento difensivo di Salerno con un 7 metri. Sulla linea di battuta Lyubov Ariscina. Ariscina contro Pristel, tiro di Ariscina che al pari di Fidespiller è infallibile dai 7 metri. Più uno Sassari che riesce a riportarsi in avanti. 20 minuti alla fine. Abraham, Fidespiller, Abraham, Klimek, Fidespiller, il tiro, Monreale, e Gottini che trova il gol del più 2. Fidespiller, Klimek, fallo commesso ai danni della Klimek, più 2 Sassari, buon break ora della formazione sarda. Klimek, tiro, non va. Albertini, Fullanetto, prova a riportarsi avanti Sassari. Campo ora Belotti al posto di Albertini. Fullanetto, Ariscina, Belotti. Ancora Ariscina. Fallo commesso ai danni di Ariscina. 9 metri. L'attacco di Fullanetto. Ariscina. Belotti, Onis. E poi Brewster, che non riesce a far suo un pallone innocuo. Abraham, attenzione, attenzione ora al Sassari. Attenzione a non far scappare via il Sassari ora. Attenzione a non far scappare via il Sassari ora. Daghi, Abraham, Fidespiller, con Abraham. Daghi. Tiro e va a conquistarsi un 7 metri Rafik Etaki, e c'è anche il 2 minuti per Belardinelli. Giocata importantissima di Rafik Etaki. 7 metri ora e superiorità numerica per Salerno. La fase importantissima della partita, ora Salerno deve assolutamente rimettere la partita sui binari di parità. Fidespiller contro Roberta Giudice. Parte Fidespiller e trova il gol. Meno 2. Ora bisogna difendere con grande intensità e grande determinazione su questo attacco del Sassari. Rubar palla e scappar via. Fullanetto. Ariscina. Fullanetto. Ariscina.
possibile. Fede Spiller, Avra, Lamberti, Avra per Avram, va a conquistarsi 7 metri, eh sì. Resta a terra Laura Avram, che è andata a conquistarsi 7 metri. Speriamo che possa riprendersi in fretta. È stata una giocata importantissima questa di Laura Avram. Si rialza Laura Avram. Più tre Sassari, ma c'è 7 metri in favore di Salerno, che è sempre in superiorità numerica. Ancora Fide Spiller, 16 primi, 54 secondi al termine. Fide Spiller contro Monreale. Fide Spiller, ancora lei. Più due Sassari, che è sempre però in inferiorità numerica. Tra poco recupererà la sesta giocatrice, la formazione di Baroffio. Alza la difesa a Salerno, Belotti. Cluster non riesce a tirar fuori. Momento di difficoltà per Super Monica Cluster, ma ci pensa Fede Spiller. Ci pensa Fede Spiller a rimettere le cose a posto. Si ricarica in panchina Monica Brewster. Ritrova la parità numerica Sassari con Albertini, Ariscina, Albertini, Belotti, Fulanetto, Belotti. Perde palla in attacco Sassari. Momento importantissimo questo della partita. E Tachi. Nove metri. E Tachi. Prima. Ancora e Tachi. Il fallo commesso da Ariscina su Antonella Coppa. E Tachi. Con il 9 metri su Itachi. Avram assunta Lamberti, il tiro di Antonella Coppola su passaggio di assunta Lamberti, accorcia Salerno, meno uno. Ferma la partita Sassari, ferma la partita Sassari, più uno. Formazione sarda, uno in più, un break, uno in meno, non è niente, giochiamola con criterio fino alla fine. Ora, Laura, ascolta, giochiamola con attenzione fino alla fine, forza, punto a punto, grandissima determinazione, questo è il momento decisivo della partita. Mettiamo in condizioni di avere paura di fare i passaggi fuori tutto quello e dobbiamo poterlo fare. Laura, quasi la quantità di Sassari, sono a più uno, sono a meno uno, Sassari è solo un gol di vantaggio. Però sempre 5-1, adesso ma le altre, in fase di avvicinamento, in fase di avvicinamento, dobbiamo andare fuori, i primi, molto più vicini ai secondi, non tentiamo, non lasciamo l'uno contro uno, tra primo e secondo, in attacco, bravi Sandra, continuiamo, noi siamo con loro, portiamo le vie che prendono 2 minuti, alto, ferma sul terzo, ferma, dai ragazzi, bisogna produrre lo sforzo massimo ora. Lo sforzo massimo. Si fa sentire la Palumbo. Ora chiama a raccolta tutte le sue forze per questo
sprint finale. 14 primi, 30 secondi al termine, perde palla Sassari. Perde palla Sassari. Vida Spiller. Rientra Brüster. E Tacchi, il fallo. Rientrata in campo anche Brüster, che si è ricaricata in panchina. Vida Spiller. E Tacchi. Vida Spiller. Avram. Cerca l'attacco, trova il fallo, 9 metri. Salta a Fede Spiller per Laura Avram. Salta a Fede Spiller. Avram. Cerca la penetrazione. Il fallo commesso ai danni di Laura Avram, che resta a terra. A terra ancora Laura Avram con la panchina salernitana particolarmente nervosa. Si protesta perché i giocatori del Sassari continuano a picchiare sodo. Si rialza Avram. 9 metri, resta in zona d'attacco Salerno, un pallone importantissimo questo, assuta Lamberti, Laura Avram, salta Fede Spiller, ancora Fede Spiller per Tacchi, Fede Spiller, il tiro al gol di Santa Fede Spiller, che impatta, 21 pari. 21 pari, parziale di 3-0, parziale importantissimo, Belotti, Onnis, 9 metri, il fallo commesso ai danni di Onnis da Assunta Lamberti, bisogna difendere ora con tutto quello che si ha in corpo, Riccardino, e poi Attacchi che recupera il pallone. Pallone importantissimo questo. Tacchi. Per Assunta Lamberti. Il grandissimo taglio della giovane Assunta Lamberti. Che porta in vantaggio a Salerno. Più uno a Salerno. Fulletto. 7 metri. Con difesa in aria. Il peso della Berardinelli si è fatta sentire, ora Monica Brüster ci deve mettere una gran parata. Monica Brüster contro Arishina, tiro di Arishina che non dà scampo, implacabile dai 7 metri la russa Arishina. Parità 22 pari quando mancano 11 primi, 50 secondi. Fide Spiller per Tacchi, Coppola, Tacchi per Avram, ancora Tacchi, il tiro deviato. Tacchi, fallo e danni di Rafik e Tacchi da parte della Belotti, resta sempre però in zona d'attacco. Poi sbaglia attacco Salerno, Furlanetto per Onnis, 9 metri, Onnis, Belotti, attacco di Sassari, questo è uno sfondo di spalla, entrata Furlanetto. Arishina, Contini, Arishina, Fulanetto, Belotti, Onnis, tiro, il gol, che sfortuna, doppio palo,
ritorna in vantaggio Sassari 23-22. Avram per Lamberti, ancora della Coppola, Climent, Tacchi, fallo commesso ai danni di Raffica e Tacchi, 9 metri. Vede Spiller, ancora 9 metri. Vede Spiller, il muro. L'attacco di Salerno con Laura Avram. E Tacchi, Arishina, 2 minuti. Più uno Sassari, inferiorità numerica. Esce per 2 minuti la russa Arishina. 9 primi e 39 secondi. A terra ancora Raffica e Tacchi, che fa fatica a rialzarsi. Speriamo che Raffica possa riprendersi. Partita dal punto di vista agonistico di qui tiratissima, con le due squadre sempre attaccate l'un con l'altra. Ora in vantaggio di uno Sassari, ma mancano 9 primi 39 secondi al termine. Esce Raffica e Tacchi. Lamberti, Avram, Klimek, ancora lo sfondo di Laura Avram. Speriamo che possa presto riprendersi Raffica e Tacchi, fondamentale per gli equilibri di gioco di Salerno. Belotti, 9 metri, Furlanetto, ancora Belotti, il tiro fuori di Belotti, c'era anche uno sfondamento. Peter Spiller, quel fallo su Assunta Lamberti. 8 primi 40 secondi, più uno Sassari. Avram, 9 metri ancora, non riesce ad attaccare Salerno. Limec, tiro e poi il pallone recuperato da Onis proprio a ridosso della linea dei 6 metri. Chiama time out Giovanni Nasta, giusto così. Per infortunio delle Tacchi, sperando che si riprenda immediatamente, non ci voleva proprio, la più forte in campo, la più determinata, credo che sia, che possa tranquillamente tornare a giocare tantissimo, perché il gol è uno solo e noi ce la possiamo fare, sì. Le ragazze ce la stanno mettendo tutta, le sassaresi Marcello picchiano, e poi a me non piace mai appellarmi alla sfortuna, però noi pali fuori, loro pali dentro, doppio pale dentro, purtroppo nella vita ce l'hanno un po' di culo, soprattutto. È una partita così equilibrata, Laura, giocata Tacchi, punto a punto. Passaggio lungo qua per Elvi. Sassari, Elvi attacca forte. 23, se puoi Salerno tiri, 22 se questa. No, Raffi. Finale scudetto, Divo. Ultimo atto, gara di bella. Gara senza qua. Quella che si sta qua, disputando Divo. Questa sera alla Palumbo. Laura, attacchi, passaggio lungo. Di fronte lungo. Ad un pubblico okay. Straordinario. Calorosissimo e numerosissimo l'attacco di Salerno ora, con le Tacchi che riprende posto in campo. Si fa sentire il pubblico salernitano
devono farsi sentire ora le giocatrici di Giovanni Nasta e trovare finalmente il break giusto. Klemek, il fallo commesso ai suoi danni. E Taki, Klemek, Avram, assunta Lamberti per Avram, per Rafika e Taki, il tiro di Rafika e Taki, grandissima Rafika che riporta in parità 23-23. Taki ci può far vincere oggi Marcello perché è informissimo. È vero, sono d'accordo con te. Grandissima prestazione di Rafika e Taki. Albertini, Belotti. L'attacco di Sassari. In parità numerica. 23-23. Furlanetto, Ariscina. Belotti, Ariscina. Per Furlanetto. Albertini a terra. Ancora su Rafika e Taki che è letteralmente Massimo martoriata. Sì, Marcello, devo dire che sono intelligenti, cioè hanno capito che la maggiore pericolosità da parte della squadra di Salerno veniva da Taki e secondo me la stanno, insomma, io parlo sempre per carità a livello sportivo, agonismo, però la stanno picchiando. E lei poi tra l'altro che è molto agile, ma magari gliene risente. Parità 23-23, però è ancora Sassari in attacco. Alberti. Palumbo che si fa sentire. Ariscina. Furlanetto fermata tanto nella coppola. Ancora Furlanetto per Ariscina. Furlanetto, Ariscina. La parata di Monica Brewster e poi Ariscina che va ad impattare su Monica Brewster. Klimek. L'attacco di Salerno a 6 primi, 32 secondi, si gioca in una bolgia. Adam, Klimek, il tiro di Klimek che colpisce in pieno Luana Monreale. Peccato, una bella penetrazione di Klimek, avrebbe meritato maggior fortuna Elvira Klimek su questa penetrazione. . 23-23, l'attacco di Sassari a 6 primi e 20 secondi dal termine. Ariscina, continui ancora Ariscina. Belotti, Onis, Belotti, perde palla Sassari e ora un pallone importantissimo per Salerno, Fede Spiller, Avram, ancora Fede Spiller, ancora Klimek, 9 metri, attacco di Klimek, Avram, ancora Klimek, il tiro di Klimek e il fallo, il 9 metri, ancora in attacco Salerno, azione insistita di Elvira Klimek, Taki, il tiro, c'era un fallo però su Taki. Parità 23-23, partita che non si schioda. Ariscina, Onis, 7 metri. Oh,
7 metri per il fallo commesso ai danni di Onis. A 5 primi. 7 metri ancora per il Sassari. Arescina contro Brewster. Dai Monica, è il tuo momento. Non sbaglia Arescina, che riporta in vantaggio Sassari. Chiude Spiller per Klimek. Il fallo commesso ai danni di Elvira Klimek. 4 primi, 34 secondi. Chiude Spiller, Abraham. Ancora Klimek. Taki. 9 metri. Klimek. Taki. Klimek. Il tiro di Klimek. E il fallo. Ancora commesso ai danni dell'Italo Polacca. Con Salerno che è sotto di un gol. Resta in zona d'attacco. Con Sandra Fidespiller. Taki. Fidespiller. Perde palla Salerno. Attenzione a questa ripartenza di Sassari. Brutto pallone perso in attacco da Salerno. Belotti. Onis. Albertini. Belotti. Onis. Belotti. Albertini. Arescina. Belotti. Onis. Tiro di Onis a 3 primi e 18 secondi. Fidespiller, 9 metri. Taki. Chiama il time out Giovanni Natta a 2 primi e 57 secondi dal termine con Sassari sopra di 2. Salerno se c'è fondamentale. Corsa bene, tira Sandra, altrimenti consegni la palla a Laura. Non può sbagliare. Laura, Elvi, se non può andare Raffi, ok? Tata, due palle dentro. E seguiamo questi ultimi 3 minuti con Salerno sotto di 2 con un pallone importante tra le mani. Klimek, rapido Taki, tiro parato da Monreale. Klimek, Abraham. Il tiro di Antonella Coppola, il capitano che trova una grandissima accelerazione, il gol della speranza di Salerno. E ora bisogna difendere su questo attacco, bisogna difendere su questo attacco, bisogna difendere su questo attacco. Contini, inflazione. Fidespiller. Antonella Coppola. Un fallo commesso ai danni di Sandra Fidespiller. A un primo 56. Ancora un fallo sui 9 metri. Primo 46. 100 secondi. Fidespiller. Il tiro al gol! Di Sandro Fidespiller, il gol del Toreggio, a un primo 35 secondi. E ora bisogna difendere in maniera incredibile. Belotti, Arescina,
Belotti, Onis, fallo, convece Dalli di Onis, bisogna difendere su questo attacco, Albertini, 9 metri, ancora, l'attacco di Sassari, Belotti, Albertini, Ariscina, 7 metri. Non puoi. 7 metri di Sassari. A 44 secondi. Belotti. Anzi, è Onis sulla linea di battuta contro Monica Brewster. 44 secondi. Onis. Brewster salva con un doppio grandissimo intervento. E 32 secondi. C'è l'ultimo attacco di Salerno. Il tiro è gol di Laura Abram. Chiama il tempo, 19 secondi alla fine, una partita vietata ai cardiopatici, 19 secondi alla fine. Mi fate ammazzare, ma non tirano! Giovanni Asta carica, e ora ci vuole il cuore, Massimo, ci vuole il cuore. Vuole il cuore, un miracolo di Monica Brewster, come era giusto che sia per tutta la sera. Adesso ci vuole il cuore. Ma ci vuole anche l'anima, ci vuole anche la forza, adesso non devono mai tirare, non devono tirare. E ora bisogna tenere duro su questo attacco, bisogna tenere duro su questo attacco di Sassari. 19 secondi, più uno Salerno, una partita incredibile. Ultimo attacco di Sassari. L'attacco di Sassari, 19 secondi. Belotti, pedaliscina. Belotti, Onis, Belotti. Ancora 10 secondi. Minuti per Klimek, quando mancano 3 secondi alla fine, bisogna tenere duro su questo attacco. 4 secondi alla fine, Adi Diom, oh no, c'è ancora un 9 metri. C'è ancora un 9 metri, attenzione, c'è ancora un 9 metri, Monica Brewster, Ariscina sul pallone, attenzione, 9 metri finale, su 0 secondi, Ariscina contro il muro di Salerno. Il tiro è gol, è gol, e Salerno è campione d'Italia, Salerno con una prova di grandissimo cuore, vece all'ultimo respiro, Massimo, incredibile, questo è uno sport straordinario. Infatti, onore agli avversari, ma godiamocela tutta questa vittoria, perché è stata strameritata, è stata voluta col cuore dalla squadra, in inferiorità, con molti infortuni, con coppola al 10%,
con Rafika picchiata in continuazione, Monica Miracolosa, ma sono una, state una più tra le altre, Abraham, tutte, adesso non le ricordo perché sono emozionato, ma tutte quante meritano un applauso, sono state tutte quante bravissime, dal primo all'ultimo. È stata la vittoria del cuore. Veramente incredibile, vediamo se Nicola riesce ad acciuffare qualcosa. Sono con Giovanni Nasta, il tecnico della Iomi, campione d'Italia. Giovanni, è arrivato allo scudetto, un epilogo incredibile, sotto di 2 a 2 minuti dalla fine, una vittoria a batticuore ma bellissima. Sono stato fortunato, sul time out le ragazze hanno capito tutto, sono state bravissime. Quanto hai temuto di perderlo a 2 minuti dalla fine questo scudetto? Sì, ho avuto paura di perderlo, però ho visto che ci credevano, La dedica? A mia moglie, mia figlia e ai miei amici dirigenti che hanno creduto in me. Bravo, grazie a Giovanni Nasta, tecnico della Iomi, che ha conquistato lo scudetto 26-25 al termine della gara 3, incredibile. Direttore, è arrivato lo scudetto, tornato lo scudetto a Salerno, meglio dire. È tornato veramente una grande... Tanto il saluto con Antonio Pes. Ci portano via. Allora andiamo in cerca delle altre protagoniste di questa vittoria incredibile. Presidente, sono con Mario Pisapia. È arrivato questo scudetto, forse il più bello per come è arrivato. Questo scudetto è l'epilogo di un anno vissuto pericolosamente. È stato un anno incredibile, probabilmente doveva finire così. Comunque per il momento festeggiamo, poi si vedrà. Una vittoria batticuore, però forse l'epilogo migliore per voi. Sì, abbiamo sofferto forse un po' più del previsto, perché... Però sai benissimo, le partite, soprattutto le finali, ma soprattutto le gare 3 sono un terno all'otto, quindi può succedere di tutto. E credo che in questa partita sia successo di tutto. Grazie al presidente Mario Pisapia. Allora, Monica, hai messo le mani su questo scudetto, vieni a favore di camera perché te lo meriti. Una parata doppia parata incredibile, prima il 7 metri, poi l'hai ribattuta, c'è la tua firma su questo tricolore. Ma infatti siamo tutte quante così contenti, cioè, perché alla fine abbiamo fatto, eravamo sempre indietro, cioè, sempre sotto, poi non abbiamo mai volato e ci abbiamo creduto fino alla fine e penso che ce la siamo meritato in pieno. Quanto è stata dura questa stagione per voi e quanto è bello adesso poter festeggiare? Ma sicuramente è stata durissima, anche perché eravamo poche squadre e alla fine, già prima si diceva vabbè, lo scudetto si gioca tra Salerno e Sassari e alla fine non ho più parole. Senti, per un portiere forse è l'epilogo migliore parare un 7 metri proprio nel momento decisivo della gara 3. Così, cioè, meno male che ci sono i portieri che ogni tanto fanno la differenza. Brava, grazie a Monica Pruster. Allora adesso è pronta la cerimonia di premiazione. Direttore, è arrivato questo scudetto, stavamo dicendo, bellissimo, sotto di 2 a 2 minuti dalla fine, la parata di Pruster sul 7 metri, il gol a pochi istanti dalla fine. Bene. Era un epilogo che si poteva anche immaginare. Pruster ha avuto qualche difficoltà a metà del secondo tempo, ha avuto qualche anche sfortuna e io mi aspettavo che le ultime 2 parate avrebbero potuto cambiare il risultato. È stata molto dura perché il Sassari è una squadra dura, una squadra che non si arrende, hanno cattiveria, hanno usato tutte le armi lecite e illecite per fermarci e noi abbiamo sofferto un po' questa ansia che ci rimane da quella maledetta partita dell'anno scorso col Teramo in casa e ora speriamo di averla superata definitivamente. È stata una finale bellissima, Sassari un avversario assolutamente degno, davvero un bello spot per questo campionato che però
va anche rifondato, ripensato. Sì, sicuramente da lunedì con la federazione dovremmo cercare di ragionare di nuovo su basi diverse rispetto a quelle del recente passato. Sassari è un grande club, negli ultimi 10 anni ha vinto 6 scudetti, 4 li abbiamo vinti noi, 3 con la PDO, 1 con l'Handball Salerno, quindi tranne la parentesi dell'anno scorso del Teramo, queste sono le due squadre più forti d'Italia. Giovanni Nasta ha detto: questo scudetto lo devo dedicare anche ai dirigenti, agli amici dirigenti che hanno creduto in me. Ma sicuramente è un lavoro di staff, di equip. Noi ci conosciamo da tanti anni, abbiamo iniziato assieme nell'85 con la pallamano a Salerno, è un progetto che si fonda su basi solide, su un'amicizia di fondo nel gruppo, quindi siamo tutti uniti. Grazie e complimenti al direttore sportivo della IOMI Salerno. E adesso spazio alla premiazione, c'è stato qualche momento non del tutto bello da raccontare. Ora Sassari sarà premiata dalla federazione, riceverà la coppa per il secondo posto. Intanto proviamo ad ascoltare ancora qualche protagonista mentre prosegue la festa della IOMI, campione d'Italia, ha spuntato anche un tricolore. Professore Testa, è arrivata questa bellissima gioia nella maniera più bella, con tanta adrenalina, tanto suspense fino alla fine, ora potete festeggiare. Ma sì, è stata una bellissima partita, ci siamo creduti fino alla fine. E questo è bello della palla a mano, perché fino alla fine non si sa chi può vincere. Comunque è stato un lavoro di un anno duro, costellato anche da alcuni infortuni gravi. Però le ragazze sono state unite, il team è stato unito, lo staff tecnico unito, la dirigente c'è stata sempre vicino. Quindi è stata una vittoria proprio di un'unità di tutti. Questa è stata una partita davvero bellissima fino alla fine, tiratissima, incertissima. Sicuramente il 7 metri parato da Prusser e anche la parata sulla ribattuta hanno dato quella spinta decisiva poi alla IOMI. Sì, perché a volte bastano delle piccole cose, una parata importante nel momento giusto, che la squadra prende coraggio, ci crede e riparte. Così è successo. Dopo il 7 metri sulla ribattuta, una grandissima parata, e noi sul capovolgimento di fronte abbiamo chiuso la partita. Però diciamo che negli ultimi secondi la squadra ha mostrato anche carattere, perché in quel momento là ci poteva essere un po' di calo, un qualche cosa che potevamo prendere un gol e pareggiare. Comunque sono state veramente brave tutti. Abbiamo il capitano della IOMI, rientrata a tempo di record, Antonella, per questa partita, questa gara 3 importantissima. Vieni, cerchiamo di arrivare anche a favore di camera. Allora Antonella, una vittoria bellissima, forse lo scudetto più bello degli ultimi che avete vinto. Ma ogni partita è diversa dall'altra, ogni finale è diversa. Questo è stato sicuramente il più sofferto, perché abbiamo veramente passato di tutto in quest'anno, dagli infortuni alla sfortuna vera e propria, però non abbiamo mai mollato e stasera non poteva che andare così. Senti, una dedica per questo, mentre il saluto con Alarcon. Una dedica per questo tricolore che è arrivato a Salerno, che è tornato a Salerno. Ma innanzitutto io dedico questo tricolore alla mia città, che è una città bellissima, è una città che stasera ci ha fatto emozionare ed è stata sicuramente la nostra marcia in più. Per quel che mi riguarda, io credo di essere entrata in campo davvero quasi per miracolo, e questo sicuramente è merito di un ottimo staff sanitario. Ringrazio particolarmente Giovanni Carmando, che mi ha rimesso in campo, non so nemmeno io come ha fatto, e tutti quelli che comunque ci hanno aiutato ad arrivare a questo sogno. C'è stato un momento in cui avete temuto che questo sogno potesse diventare un incubo? Ci sono stati momenti di tensione, però noi eravamo molto determinate, ci sentivamo più forti del Sassari. Allora, grazie ad Antonella Coppola, che ovviamente vuole festeggiare con le sue compagne. Adesso c'è il capitano del Sassari, Onnis, che ha fallito il rigore che poteva forse cambiare la storia di questo scudetto. Viene premiata Danello Talento, componente della giunta nazionale del CONI,
e la Coppa come seconda classificata. Ed ora ovviamente sarà la volta della Iomi che verrà premiata. Salgono sul palco le ragazze della Iomi Salerno, sul palco preparato per l'occasione. Ed ecco la squadra campione d'Italia 2013 della pallamano femminile. Pallapalumbo pienissimo per rendere il giusto tributo alla squadra salernitana tornata a fregiarsi del tricolore dopo la sconfitta dell'anno scorso con Teramo. Terzo scudetto in 4 anni per la Iomi Salerno. Ci sono i coriandoli e ora arriverà anche la Coppa per la squadra allenata da Giovanni Nasta. Ecco la proclamazione una per una delle atlete campioni d'Italia per il 2013. La Iomi ha vinto gara 3 con il punteggio di 26-25, una partita tiratissima, 2 minuti e 20 dalla fine. Salerno era indietro 23-25, poi sul punteggio di parità 7 metri per Sassari, sventato da Pusser, che ha detto di no a Donnis anche sulla ribattuta. E poi il gol di Laura Avram, il gol dello scudetto, il gol che ha fatto partire la festa della Iomi Salerno. Tutte sul palco le ragazze del presidente Pisapia per festeggiare il grande slam, Supercoppa, Coppa d'Italia vinta a Salerno il 6 gennaio scorso, sempre sul filo di lana contro Sassari. Ed ora il trofeo più atteso, lo scudetto del campionato 2012-2013. Fina Napoletano è sul palco con le compagne, messa KO dall'infortunio nel mese di marzo. È stata sempre accanto alle sue compagne. Ha seguito la gara con grande trepidazione, ovviamente chi sta fuori soffre anche di più. E adesso tutte possono finalmente gioire. È il momento della Coppa, è il momento in cui verrà proclamata ufficialmente la Iomi campione d'Italia. E allora tutto è pronto per l'atto ufficiale che sancirà la vittoria del campionato. Nello Talento consegna ad Antonella Coppola la coppa sollevata al cielo. Arrivano i coriandoli ed ecco che il capitano della Iomi solleva la coppa al cielo. Iomi campione d'Italia 2012-2013, terzo scudetto in 4 anni. Grande festa per la Iomi. Contentissime tutte le ragazze, ma anche Giovanni Nasta si gode fino in fondo questo successo. È stata grande tensione in panchina per 60 minuti e ora ovviamente tutta questa tensione si trasforma in grande voglia di esultare, di festeggiare. Parte il giro d'onore per la Iomi Salerno. Pina, anche se non è giocato, però insomma è sofferto con la squadra per un lungo periodo, soprattutto per questa partita. Sì, è stata una vera sofferenza stare poi al di fuori, è stato veramente, avevo un vagone qui al petto. Fortunatamente, il numero uno è mancata oggi, solo lei. Fortunatamente siamo riusciti a conquistare questo scudetto, a fare questa triplete. Indubbiamente avrei dato l'impossibile
per poter giocare questa finale. Purtroppo la cattiva sorte mi ha giocato con un brutto scherzo. Penso che le mie compagne si siano impegnate al massimo per vincere e per far sì che, insomma, la mia mancanza non si sia sentita tanto. Sono state bravissime, hanno fatto il meglio che potevano fare. L'anno prossimo scudetto però con te in campo. Sì, per forza. Complimenti, brava anche a Pina Napoletano che ha sofferto con la Iomi. Ora vai a festeggiare, anche se devi stare attenta e non farti male. Arriva il tricolore sul parquet della Palumbo. È festa grande per la Iomi, campione d'Italia. Le ragazze della Iomi sollevano il tricolore. Grande festa con Giovanni Nassa, particolarmente scatenato. ...26-25 ricordiamo il punteggio finale con cui la Iomi allo sprint ha superato Sassari al termine della gara 3, bellissima, tiratissima, una partita davvero da ricordare, memorabile, una rimonta incredibile negli ultimi 2 minuti e mezzo. Dal 25-23 Sassari al 26-25 Salerno, grazie anche alla parata di Prusser sul 7 metri. Arriva lo champagne, arriva lo champagne. Laura, Laura, Laura. E insomma, arriva lo champagne con Etaki e Avram che festeggiano insieme a coach Nasta. Queste scene parlano da sole, ovviamente. I commenti sono superflui, scene di grande esultanza, di grande soddisfazione per questa vittoria. Klimek, Elvira. Elvira, Elvira. È arrivato lo scudetto, tanto atteso scudetto. Tantissimo, sono così felicissima, vedi che sto piangendo. E finalmente, no? Tanta tensione, tanto stress, preparazione, tutto anno lunghissimo. E finalmente è finita. Partita difficile, sofferta, perché Sassari è stato un avversario davvero degno di questa finale. Però alla fine ha prevalso il cuore della Iomi. Sì, Sassari è bella squadra come nostra. Sono due squadre a grande livello, hanno giocatrici fortissime. Per questo la partita è stata bellissima, perché sempre eravamo vicine, però noi eravamo più forti. Alla fine abbiamo dimostrato quello che valiamo. È rivenuta a Salerno per vincere lo scudetto, missione compiuta. Quanto sei felice adesso? Ma sono felicissima, cioè tantissimo, l'aspettavo. Poi è il primo scudetto che ho vinto in Italia, che sono da... Arriva lo champagne ancora, ovviamente adesso si festeggia tantissimo. Penso che i festeggiamenti proseguiranno poi anche dopo. Ma io spero, no? Aspettavamo questo proprio per festeggiare. Poi abbiamo da festeggiare, perché abbiamo vinto bello scudetto. Poi è tripletta, È arrivata il tripletto, infatti. Sì, è arrivata tripletta. È la squadra più forte, non ci sono dubbi. Sì, abbiamo dimostrato che valiamo questo scudetto, che è quello lavoro che abbiamo fatto per tutto l'anno, sacrifici, poi infortuni, quelle che sono arrivate purtroppo di Pina, che mi dispiace tanto, però abbiamo dimostrato che possiamo fare, che con duro lavoro, tutte insieme, vicine, aiutiamoci in vicenda, abbiamo vinto.
Complimenti, grazie ad Elvira Klimek. E allora Yomi Salerno che può festeggiare. Sul parquet della Palumbo ormai c'è di tutto, coriandoli, champagne, soprattutto tanta tanta felicità. E allora 26-25 il punteggio. Vorrei andare a salutare, ad intervistare anche l'autrice del gol scudetto, Laura Avram, che vedo in questo momento con i tifosi. Laura, Laura, Laura. Laura, allora è arrivato questo scudetto in una maniera incredibile, ecco, c'è questa scritta, Forza Salerno, soprattutto Salerno campione d'Italia. Segni delle mie bambine, deve vedere la gente. Dimmi, non ho sentito che cosa mi hai chiesto. È arrivato lo scudetto, è tornato lo scudetto a Salerno. E quest'anno ci sono tre, no? Supercoppa, Coppa e il campionato. Diciamo che abbiamo creduto fino alla fine. È stata una partita durissima, tirata, con alti e bassi, ovviamente come una finale. Però è contata la testa. E abbiamo messo il cuore, penso che si sia visto, e abbiamo creduto tutte fino alla fine, ci siamo aiutate e il pubblico che è stato immenso questa sera si è superato, penso un piacere indescrivibile. Grazie a tutti, grazie a Salerno e forza Salerno. Senti, eravate sotto di 2 a 2 minuti e mezzo dalla fine, poi Prusser ha parato il 7 metri, tu hai segnato il gol vittoria nell'ultimo minuto. Davvero, quando la rivedrete questa partita, penso che vi emozionerete ancora tanto. Sì, sì, io anche ci penso all'ultimo gol adesso, perché me lo dicono, però ho visto, era poco tempo, dovevo andare, dovevo prendermi la responsabilità perché sono grande. E sono felice, questa vittoria la voglio dedicare a Lino e a Pina Napoletano. E Pina ha sofferto tanto quest'anno, quanto vi è mancata poi in queste finali? Mi è mancata Pina Napoletano in queste finali. Si è visto, ha mancato, è mancata perché lei ha avuto un anno fortissimo, si è preparata, era la ragazza più in forma di tutte. Purtroppo è andata così, ma noi la aspettiamo e ricominciamo da 3. Quanto sarà difficile ripetersi l'anno prossimo? No, non è difficile perché noi siamo fiduciose, dobbiamo ricominciare. Non è, adesso festeggiamo e da agosto appunto è da capo, si lavora. Ora vacanza. Io no, perché ho tutto il settore giovanile che dovrei finire metà luglio, poi Dio provvede. Grazie. Noi vi aspettiamo tutti di nuovo l'anno prossimo qui in palestra. Grazie a voi ragazzi che ci avete seguito. Grazie, grazie a Laura Avram, ancora complimenti a te per il gol dello scudetto, ma non solo, per tutta la prestazione, a te e tutta la Yomi Salerno che è ancora radunata, come potete vedere, al centro del campo. Insomma, le ragazze si abbracciano, festeggiano con i tifosi, con la dirigenza. C'è il momento anche in cui la commozione prende anche il sopravvento, perché dopo aver giocato 60 minuti ad altissima intensità è chiaro che adesso ci sia inevitabilmente un calo dell'adrenalina, vengono fuori le emozioni. È stata davvero una partita incredibile con la Yomi che ha sempre o quasi rincorso, ma alla fine ha messo la freccia con il gol del 26-25 di Laura Avram. Si è presa questo scudetto, lo voleva fortemente, lo ha portato a casa. Ora, mentre andiamo di nuovo verso l'epicentro dei festeggiamenti, proviamo ad intercettare qualche altra giocatrice, anche se credo che in questo momento E allora, possiamo chiudere dalla palestra Palumbo, vi ricordiamo, Yomi 26, Sassari 25, la Yomi Salerno è campione d'Italia per il 2013.